Io cercherò di difendere il voto che il sottoscritto ha ottenuto, la coalizione ha ottenuto nelle tornate elettorali del giugno 2022, che penso sia assolutamente stato un voto libero, democratico e che senza ombra di dubbio abbia indicato nella mia persona quella individuata come miglior candidato sindaco in quel momento. Noi siamo assolutamente parte lesa di questa vicenda, l'amministrazione è parte lesa, così come è parte lesa la città intera. Qualora appunto si dovesse tornare al voto e la nomina di un commissario, opzione che si deve cercare di evitare a tutti i costi, perché la nomina di un commissario non fermerebbe o rallenterebbe quei progetti di sviluppo che questa amministrazione ha messo in campo. È vero che ci sono stati degli errori, sono degli errori assolutamente commessi in buona fede da chi ha operato nei seggi. Assolutamente io voglio respingere al mittente tutti coloro che in questi momenti, anche nel passato, hanno parlato di imbrogli.